che Barbara D'Urso sia una vera stacanovista e un vulcano di energia sono cose note. Ma quando sono andati in pausa estiva ai suoi pomeriggio 5 e domenica live, si pensava che anche per la conduttrice instancabile fosse arrivato il momento del meritato riposo. A maggior ragione dopo una stagione televisiva intensissima come l'ultima, tra il Grande Fratello, le dirette da lunedì al venerdì con il salotto pomeridiano su Canale 5, e la maratona della domenica. Praticamente Carmelita ha dominato l'intera settimana, ad esclusione del sabato, per tutto l'autunno, l'inverno e la primavera scorsi. Da conduttrice onnipresente in estate è diventata praticamente una web star per il continuo condividere scatti e filmati con i follower di Instagram. Ma la si credeva comunque a riposo, in vacanza, come quasi tutti. E invece no. Carmelita stupisce ancora. Ha cancellato le sue ferie. Lo rivela lei stessa in una recentissima intervista esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni. Il motivo? Farà felici i suoi fan. Continua dopo la foto, saranno felici perché la prossima stagione, oltre ai consueti appuntamenti con Pomeriggio 5 e Domenica Live, avranno l'occasione di rivederla in divisa verde e camice bianco. Sì, è ufficiale. Dopo 20 anni, Barbara D'Urso torna a vestire i panni della ginecologa Giorgia Basile per 4 puntate che andranno in onda su Canale 5 per la regia di Antonello Grimaldi. Non ha voluto rinunciare al sogno di tornare a essere la dottoressa Giola D'Urso, quindi ha rinunciato alle ferie estive. Continua dopo la foto, ho insistito così tanto per far rivivere la serie che alla fine hanno dovuto accontentarmi, spiega la conduttrice al magazine Lavorerò su Se tutta l'estate, ho cancellato le ferie, è un sogno che si avvera. Ho detto a Pier Silvio per fare la dottoressa Gio rinuncio completamente alle vacanze. Continua e così il giorno dopo la finale del GF ho iniziato il lavoro sul set. Lavoro che finirò il 2 settembre, il giorno prima di iniziare in diretta la nuova stagione di Pomeriggio 5. Mi concederò solo 3 giorni di pausa a cavallo di Ferragosto. Continua dopo la foto, come sarà la nuova dottoressa Gio? Ritroverete una dottoressa Gio determinata, accusata ingiustamente di inadempienza nei confronti di una paziente che si era tolta la vita, viene assolta e ritorna in ospedale nel suo ruolo di ginecologa, svela ancora la D'Urso, ma con un obiettivo, vuole aprire all'interno dell'ospedale un centro antiviolenza per le donne. Per calarsi alla perfezione in questo ruolo, Barbara ha raccontato di aver frequentato la sala operatoria. Ho assistito a parti naturali e cesarei, l'emozione di assistere alla nascita di una vita è sempre fortissima. Ho anche fatto pratica con i monitoraggi e le ecografie.